tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda i prezzi i prezzi sexy di Sephora e gli sconti di Wycons. Allora, per quanto riguarda i prezzi sexy, sono stati dei regali, dei regali perché ho superato i 2000 ho superato i 2000 proprio una sudata per quanto riguarda YouTube, e la mia migliore amica mi ha fatto dei regali perché me l'aveva promesso, mi fa: se arrivi ai 2000 dice ti regalo qualche cosa. E siccome nel tragitto Paragonia Catania avevamo parlato che la Lizzy aveva fatto una testa così per un prodotto, lei mi è andata a prendere proprio quel prodotto. Mentre io ero da H&M a vedere cosa prendere, lei è passata da Sephora e mi ha preso delle cosucce. Sinceramente sono rimasta contentissima. Vi faccio vedere subito cosa ho preso da, cosa mi ha preso da Sephora. La prima cosa che mi ha preso è questa di Wish, la linea di Fenty Beauty. Di Fenty? No, di Huda Beauty, scusate, di Huda Beauty. Ed è uno scrub, dovrebbe essere lo scrub. Io vederci qualche cosa, sì, è uno scrub agli enzimi. Dicono tantissime cose belle su questo scrub e quindi l'ho voluto prendere. Questo diciamo che era scontato perché il packaging è quello natalizio. Chissene, glielo vogliamo mettere, chissene. Vi faccio vedere l'interno del prodotto, ed è questo, ed ha 40 ml di prodotto con una scadenza di 12 mesi. Questo è il pack natalizio. Cioè, voi rifiutate un pack del genere anche in primavera? No, e infatti non si rifiuta. Questo è uno scrub enzimatico, io lo voglio provare. Mi sono messa curiosità quando avevo preso gli altri prodotti, quindi lei lo sapeva e l'ha preso. La cosa invece che dove lei è andata proprio per prenderla, in base a quello che avevamo parlato in macchina, è questa. È la palettina di Pat McGrath, che è quella che nominava Fabiana. Ora non so se è quella identica a quella di Fabiana o è l'altra sorella, perché di norma ce n'erano due, ma lì allo store ce n'era una e ovviamente lei non sapeva quale fosse e mi ha preso questa. Adesso ve la faccio vedere. Ed è questa palettina. Poi voi mi spiegate a cosa servono queste cose. Cioè, io non le ho buttate quelle dei rossetti, ma mi dite a cosa servono. Cioè, anche per saperlo così, tanto per... Il pack è cheap, ma cheap e chop. E la palettina, senza che Stefania si faccia male, la apriamo. Ok. E la palettina è questa qua. Devo dire che i colori sono molto ma molto belli, molto molto molto. Io ho swatchato quella che c'era lì al negozio e sinceramente mi sono piaciuti. Non era proprio di quelle che urlavo a, diciamo, urlavo alla luna, però mi sono piaciute. Io ovviamente questa la proverò e vi farò sapere se mi piace oppure no. La Lizzy è contentissima al massimo dopo averla vista, perché mi ha detto, dice, ti ho contagiato. Gli ho detto sì. Ci siamo capiti. Poi, sono stata da Wycon. Sono stata da Wycon e ho preso tutte cose scontate. Cosa ho preso? Allora, io volevo prendere sinceramente la linea natalizia, perché ho detto, vabbè, li prendo scontati, non mi va di prendere tutte le cose che avevo visto. L'illuminante è uguale a quello dell'anno scorso e io ce l'ho. I rossetti liquidi sono quelli uguali all'anno scorso e io ce l'ho. Ombretti liquidi sono quelli dell'anno scorso e io ce l'ho. Mi dite sinceramente qual era la novità, la palettina? Non mi piaceva. Non mi piaceva assolutamente. Infatti, proprio l'unica cosa che ho preso è la linea di Niloufar Haddati. Io la seguivo quando fu fece Uomini e Donne, perché in quel periodo si diceva qui a Palagonia che c'era un nostro paesano che partecipava a quel programma
E infatti poi Luigi ha fatto anche il trono. Io sto parlando di Luigi Mastroianni, è un mio paesano. Conosco la mamma, una persona squisita veramente, una persona educatissima, intelligente, veramente una mamma con la M maiuscola ed è una brava, 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 brava persona. E quindi seguivo questo, già seguivo di prima, diciamo, uomini e donne, però un pochettino, sapete, l'avevo lasciato andare, poi lavoravo e tutto. Invece quel periodo, sapendo che c'era il nostro paesano, avevo proprio la voglia di vedere tutto il da farsi, in poche parole. Quindi Niloufar la conosco, anche quello che è successo la conosco, ma non sono affari miei, quindi me ne frego. Vi dico cosa ho preso. Vi dico cosa ho preso. Allora, la prima cosa che ho preso è amante di spugnette, non potevo che non prendere la spugnetta. Quindi, questa è una spugnetta, io non l'ho nemmeno toccata. No, 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 me l'ha fatta. Sì, no, 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 ho sentito com'era la consistenza, infatti gli ho detto sì, prendila. Perché prima la volevo sentire ed era morbida. Ed è questa, ha la parte tagliata sia davanti. La parte tagliata, vedete, sia da questo lato che da questo lato. Questo ovviamente è tutto da provare perché io non ho utilizzato niente, perché sapendo di farvi il video ho detto no, li lascio così intatte e poi inizio a fare un make up direttamente con questi prodotti. La seconda cosa che ho preso è questo. Il packaging sono davvero molto ma molto belli, devo dire la verità, mi piacciono tantissimo. Sì, sono simili a quelli di Narzi, ma su per giù i packaging dei prodotti make-up si identificano in tanti, diciamo, brand prestigiosi e non. Quindi non facciamoci, cioè, il pack è bello, ma la scatola io la butto. Questo è il fondotinta, sì, Waterfly Foundation. Ed è nel pack di vetro. Devo dire che la boccettina mi piace tanto, è semplice ma carina, simile a quella di Wycon, ad esempio, di Wycon, simile a quella di Catrice, ad esempio, che è un brand abbastanza low cost. E devo dire che mi piace il fatto che ci sia questo rose gold, questo tappo bianco, mi piace tantissimo. Questo, vabbè, c'è scritto Niloufar Rattati, è un fondotinta, dice di shakerare. Io ho preso lo 02 Natural Beige ed ha 25 ml di prodotto con una scadenza di 12 mesi. Ovviamente lo proveremo insieme. Questi prodotti io li proverò tutti e vi farò una full face direttamente, così vediamo come se ho azzeccato il colore del fondotinta oppure ho cannato. Un altro prodotto che ho preso sempre nella confezione così è il Refreshing Face Spray. L'ho preso perché sinceramente non lo volevo prendere. Poi una ragazza ha aperto il tappo, ha spruzzato questo spray e mi piaceva tantissimo la nebulizzazione che mandava. Vedete? Bello, sembra. Poi ha un odore di fresco, tipo limone. Boh. Comunque mi è piaciuta quando ha spruzzato questa ragazza lo spray e quindi l'ho voluto prendere. Ha detto no, ma dai, prendiamolo. Mi piaceva e quindi l'ho preso. Poi un altro prodotto che ho preso è questo ed è il concealer. Allora, quando si va da Wycon o da Kiko, quando entrate là dentro le luci vi cannano tantissimo le vostre shade, quindi non capite bene i colori che veramente state vedendo. Comunque, io ho preso la colorazione 06 che si chiama Honey. Sinceramente, mi sembra buona perché io questo colore lo metto nell'occhiaia. Qui nel pack mi sembra un pochettino scuro. Mi sembra scuro, però è simile allo 02 di Astra, che è quello che io utilizzo proprio nella C dell'occhiaia. Io prendo sempre questo colore perché di solito per illuminare gli occhi io prendo sempre il numero 10 Light o qualcosa di Essence, perché lo utilizzo proprio per illuminare, lo indosso anche adesso. Ad esempio anche oggi io indosso sia il correttore di Astra, lo 02, sia il correttore illuminante di Essence proprio per illuminare gli occhi. Quindi questo lo utilizzerò soltanto nella C e poi metterò al solito quello mio di Essence.
Poi un altro prodotto che vi faccio vedere è questo. Anche la Wycon con Niloufar aveva fatto i pot e io ho preso il 101 Rose Gold. Questo è un pot in crema per quanto riguarda gli occhi. Io devo dire che i packaging mi hanno proprio illuminata perché mi piacciono tantissimo. Devo dire, potete dire qualunque cosa sulla persona che l'ha fatto, ma il pack è stratosferico ed è bellissimo. Vabbè, è sigillato, ma lo dobbiamo aprire. E questo è il colore ed è un dorato, è un rose gold in poche parole. Ah, bello cremoso. Speriamo che sia buono per quanto mi riguarda. Adesso ve lo faccio vedere. Non so se adesso si vede. È questo colore qua, da utilizzare anche come illuminante, però io l'avevo preso soprattutto da utilizzare negli occhi, mascara e via. Spero di poterlo utilizzare così come vi ho detto. Poi un altro prodotto che ho preso è questo, che è un Liquid Dream Highlighter. Questo l'avevo preso anche l'altro, se non mi sbaglio. Dov'è? Sì, due. Ecco, di questi qui avevo visto le recensioni, perché molte persone le avevano identificate come un dupe di quelle di Charlotte Tilbury. Io sinceramente in un fondotinta posso anche spendere qualcosina in più, ma per quanto riguarda l'illuminante mi sembrava un pochettino troppo spendere così tanto in questi prodotti, e quindi visto che c'era l'occasione per quanto riguarda Wycon li ho voluti prendere scontati, e ho preso lo 01 e lo 02. Lo 01 è color rose, lo 02 è golden rose. Considerate che questi prodotti io l'ho presi con il 50%, perché spesso si ha la fretta di acquistare e poi invece abbiamo tutta la possibilità di acquistare con calma con gli sconti. Io ho trovato tutto e quindi sono rimasta molto contenta, perché forse era l'orario, non lo so. Il prodotto è così, proprio identico a quello di Charlotte Tilbury, ed è nella colorazione 01 ed è questo. Ed è questo con il puff. Ora io non mi ricordo, ah, c'era on e off, sì. Ora vediamo, ecco, si vede. Siccome dicono, la maggior parte dicono che esce troppo prodotto, voi spingetelo piano, no? Comunque è luminoso, cioè non so, vedete? È questo, cioè veramente luminoso, vedete? Molto bello. Cioè dovete toccarlo proprio leggermente, molto molto bello, si vede proprio la luminosità ed è molto bello anche il colore. E questo è lo 01. Poi vediamo lo 02 com'è. Lo 02 abbiamo detto che è un golden rose, quindi un rose gold. Pack ovviamente uguale, apriamolo e facciamo uscire il prodotto. Una toccata veloce, ecco. Wow, bellissimo anche questo, veramente molto molto bello, vedete? Cioè guardate che luce che fanno, cioè va, devo dire che molto molto ma molto bello, mi piace, quindi non vedo l'ora di utilizzarli. Vedete che non sono uscite tantissimo di prodotto, cioè io l'ho soltanto toccato poco poco ed è uscito, quindi non ci sono problemi. L'ultimo prodotto che volevo è per quanto riguarda le labbra, per fare diciamo una full face completa, mancava ovviamente blush ma non mi ricordo se c'era sinceramente. Ho preso lo 03 Pillow Pink ed è l'unico diciamo rossetto liquido che mi piaceva, perché era un color malva, ma va. Ed è questo bellissimo colore. Io questo l'avevo visto swatchato e mi è piaciuto tantissimo. Ed è questo qua. È un malva che va sul rosa pink ed è molto molto bello. È un rosa acceso, un malva acceso. Mi piace tantissimo e io questi li sto utilizzando tantissimo, come ho fatto oggi. Oggi ho messo la tinta labbra di Mesauda, scusate, suggerimento,
ho messo la tinta labbra di Mesauda tutto attorno alle labbra e poi al centro gli ho messo il lip gloss di Astra. Ed è una combo che mi piace tantissimo perché c'è l'effetto scuro ma non diciamo troppo evidente, e poi ho messo il lip gloss al centro sbattendo ovviamente le labbra, facendo sì che si amalgamo i due colori e viene una cosa pazzesca. E quindi questo colore sarà la stessa identica cosa, quindi farò la stessa identica cosa, metterò un colore scuro e poi al centro metterò questo. Mi piace tantissimo e quindi non vedo l'ora di fare più video. Bene ragazzi, questo è tutto. Ovviamente ditemi cosa ne pensate. Forse farei un full face con Niloufar e Pat McGrath. Che dite? Faccio tipo gli occhi con questa palettina e poi tutta la base, non lo so. Ditemi cosa vi è piaciuto di più per quanto riguarda questo video. Io ovviamente vi aspetto tutti nei commenti perché sono molto ma molto curiosa di sapere cosa ne pensate. E cosa vi dico? Se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao.